Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video, l'ultimo video che faccio nel 2019, infatti il prossimo video lo vedrete nel 2020, e in questa puntata andiamo a vedere il 1855 F2.8.4 della Fujifilm. Prima di iniziare ringraziamo come al solito RC Rovigo che ci ha dato la possibilità di provarlo, sto cominciando a parlare come il mago Telma, mi ha dato il 1855 per poterlo testare. Questo obiettivo viene glorificato in ogni dove come il miglior obiettivo kit sulla faccia dell'universo. In questo video andremo a vedere se la fama di questo obiettivo è meritata. Bene, cominciamo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere la costruzione di questo obiettivo. Penso in effetti che un 1855 costruito così bene non sia una cosa che si vede tutti i giorni. Infatti questo 1855 è completamente in metallo, a parte il tappo e il paraluce ovviamente. Per il paraluce ovviamente non è che possiamo chiedere un paraluce in metallo in un obiettivo kit. Fujifilm, ho visto che comunque il paraluce in metallo non lo mette neanche negli obiettivi più, diciamo, premium. Lo tiro via così non mi distrae. La ghiera della messa a fuoco manuale di questo 1855 è veramente molto ben frizionata. Qui sulla sinistra abbiamo due selettori. Abbiamo il selettore che ci permette di switchare tra diaframma automatico e diaframma manuale, e abbiamo un selettore che ci permette di accendere e spegnere la stabilizzazione. Infatti in questo caso parliamo di un obiettivo stabilizzato. L'obiettivo è davvero compatto e ha un diaframma che negli obiettivi kit probabilmente non ha eguali. Parte da un diaframma 2.8 a 18 mm, a 20 mm circa diventa già 3.5 e infine a 55 mm diventa f4. Come potete vedere, quando sposto lo zoom gli elementi escono dal corpo dello stesso, però non è, rimane comunque un obiettivo compatto. Magari forse la ghiera è un pochino durina. E infine abbiamo la ghiera dei diaframmi, che come sapete in Fujifilm i diaframmi hanno la sua ghiera sull'obiettivo. In questo caso però non è che mi piace tanto, perché diciamo non ci sono i diaframmi scritti sopra la ghiera. Semplicemente posso cambiarli girando questa ghiera, ma mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata una ghiera dei diaframmi con i suoi diaframmi belli scritti sopra la ghiera, e invece c'è una ghiera che gira all'infinito. Secondo me in questo modo va a perdere, diciamo, il 90% del suo fascino. Bene, andiamo a vedere adesso qualche test in modo da renderci conto se questa lente ha davvero tutto questo pregio che gli danno sul web. Il primo test che ho fatto è stato quello classico del fotografare un muro in modo da renderci conto della distorsione, della presenza o meno della distorsione. Come potete vedere dalle immagini che vi mostro, questo è un muro senza correzione di Lightroom e con correzione di Lightroom. Come potete vedere, a 18 mm questa lente soffre di una leggera distorsione, ma non è assolutamente niente di tragico e si risolve con un click su Lightroom o Camera Raw, come avete visto. Quello che più mi impensierisce è che, se andiamo a vedere nel dettaglio questa immagine, cercherò di farvelo vedere, ma temo che la compressione di YouTube un po' vi renderà difficile capirlo. A f2.8 la nitidezza anche al centro non è che sia proprio il massimo, anzi possiamo dire che al centro l'immagine è decisamente morbida. Se poi dal centro ci spostiamo ai bordi, come potete vedere da questa immagine, la foto è veramente impastata e andiamo a perdere completamente tutto il dettaglio. Questi difetti sono presenti anche a 55 mm f4, anche se naturalmente in misura minore. Per risolvere il problema l'unica cosa che possiamo fare è chiudere il diaframma. Così facendo però naturalmente andiamo a perdere quello che è il vantaggio di avere un'ottica f2.8. Come potete vedere da questo altro test c'è anche la presenza di una leggera vignettatura, sempre a 18 mm f2.8, però anche in questo caso è facilmente correggibile in post produzione in Camera Raw e Lightroom. In quest'altro test sono andato a testare la presenza o meno di aberrazioni cromatiche. Come potete vedere, le aberrazioni cromatiche sono lievemente presenti e quindi sono anche facilmente rimovibili con un click. E dulcis in fundo, ho provato anche a scattare in condizioni di forte controluce e, a parte un abbassamento del contrasto ovviamente, non ho avuto particolari problemi di presenza di flare. Diciamo che per quanto riguarda il flare si comporta piuttosto bene. La cosa che mi è piaciuta di più di questo obiettivo è stata la stabilizzazione. Vi faccio vedere queste due clip senza stabilizzazione.
e con stabilizzazione. Come avete potuto constatare, la stabilizzazione funziona piuttosto bene, anche perché stiamo comunque parlando di un'ottica innestata su una macchina che non prevede la stabilizzazione sul sensore. E vi dirò di più, lo stabilizzatore non è previsto sul 16-55 2.8, che è un obiettivo della serie professionale. Quindi questo obiettivo in ambito video ha un vantaggio non indifferente rispetto all'ottica della serie professionale, che a livello ottico è sicuramente migliore, ma che, come detto, non prevede la presenza dello stabilizzatore. Quindi se avete una fotocamera che non è una Fujifilm X-H1 e volete fare delle riprese a mano libera, l'unica soluzione percorribile è questa qui. Quindi iniziamo a trarre un po' quelle che sono le nostre conclusioni. Il 18-55 f2.8, nonostante una costruzione ai massimi livelli per quanto riguarda un obiettivo kit, ma che a tutta apertura ha delle prestazioni ottiche mediocri. Presenta, come un po' tutti gli obiettivi, problemi di distorsione, vignettatura, aberrazioni cromatiche, tutte facilmente risolvibili con Lightroom o Camera Raw. Morale della favola, questo è un obiettivo kit, secondo me, delle prestazioni assolutamente da obiettivo kit. Ha però il plus che in condizioni di scarsa luminosità comunque un diaframma che ci aiuta lo abbiamo, e in caso volessimo anche girare qualche clip ha una stabilizzazione che funziona veramente molto molto bene. Quindi se mi chiedessero che voto darei a questo obiettivo, probabilmente gli darei un 6, perché comunque per essere un obiettivo kit ha davvero pregi che gli obiettivi kit degli altri brand sicuramente non hanno, anche se come prestazioni ottiche è comunque allineato. Bene amici, grazie per avermi seguito fino a questo punto. Se vuoi continuare a vedere le mie recensioni, i miei tutorial, le mie riflessioni fotografiche, iscriviti a questo canale, metti mi piace, commenta per dire la tua, condividi questo video. Io vi auguro buon Natale e ci vediamo nel 2020. Ciao amici!